un altro figlio della terra di Calabria diventa beato, Francesco Maria Greco di Agri, sacerdote diocesano e fondatore della Congregazione delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori. Nella giornata di sabato 21 maggio 2016 è stato dichiarato beato nel corso di una celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Un giorno di festa non solo per la chiesa di Cosenza Bisignano e della Calabria tutta, ma della chiesa in generale. Tra i partecipanti, in prima fila c'è anche Nina Pancaro, la signora di Altomonte che nel 2003 ricevette il miracolo per intercessione del beato Greco. Una trombosi venosa al cervello la costrinse al coma irreversibile. Per i medici non c'era più nulla da fare. La donna fu sottoposta ugualmente ad un disperato intervento chirurgico. Dopo pochi giorni si svegliò e rivelò a medici e familiari di aver visto, non sognato, un prete, presentandosi come Francesco Maria Greco, che gli garantiva una pronta guarigione. Così è stato. La sua testimonianza, raccolta dai cronisti poco prima della cerimonia, è toccante e nello stesso tempo mette i brividi. Come da programma inizia la Santa Messa per il rito di beatificazione. Celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Alle ore 16:30 è il momento della proclamazione del Beato. Litere apostolice, nos vota fratris nostri, Francisci Antoni Nolè, Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, Archiepiscopi Metropolite Cosentini Bisignanensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi Fidelium Explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, Auctoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Franciscus Maria Greco, sacerdos diecesanus et parocus, indefessus Evangelii Apostolus, congregationis sororum parvarum operariarum a sacris cordibus fundator, Beati nomine imposterum appelletur. Eiusque festum, die decima tertia mensis januarii, qua in celum ortus est, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome apus Sanctum Petrum, die decima mensis mai, anno domini bismillesimo decimo sexto, pontificatus nostri quarto, Franciscus Papa. In questo momento la commozione è veramente alta per tutti i fedeli. Una cerimonia commovente, durata 2 ore esatte, a tratti cantati in latino e arbresce, presieduta anche dall'arcivescovo Nolè, che sottolinea le virtù di Don Greco. Il beato Greco è un dono per la nostra terra, è il primo sacerdote canonico di questa diocesi, un umile, un buono, a servizio dei più deboli e dei bisognosi. La Chiesa ha bisogno di gente come lui, che stava tra la gente e si occupava dei bisogni di questa terra, fragile e difficile, spinto dalle parole del Vangelo e dalla voce di Dio. Poi, rivolgendosi al cardinale Amato, in pochi anni la Calabria ha proclamato 2 beati. Venga a trovarci più spesso e preghi perché questa regione possa festeggiare a breve anche 3 nuovi santi. Nell'omelia il cardinale Amato ha detto del nuovo beato che per lui essere parroco significa svolgere la sua missione come il buon samaritano e che infondeva nei cuori la medicina del perdono, il balsamo della consolazione e della gioia.
Il suo popolo aveva bisogno di essere guidato, partendo dall'istruzione. Fu questa la convinzione che spinse Francesco Maria a fondare nel 1894, con la collaborazione di una giovane Raffaella De Vincenti, poi consacrata con il nome di Suor Maria Teresa, la Congregazione delle Piccole Operai dei Sacri Cuori, allo scopo di educare e istruire i ragazzi, specialmente i più poveri. Oltre che prestare servizio nelle scuole e nei collegi, le suore curavano gli ammalati, sia negli ospedali che a domicilio. La sua opera più importante ed incisiva sul territorio è stata la fondazione dell'ospedale Caritas, che ospitava anziani, poveri soli, abbandonati, bambini orfani. Il mondo, ha concluso, ha bisogno di santi, cristiani autentici e attenti. I santi sono i campioni della bontà e per questo si allenano ogni giorno, esercitandosi nella fede, nella speranza, nella carità di Dio, nella consolazione dei bisognosi. Alla celebrazione ha partecipato anche la Chiesa di rito greco-bizantino. Bisantumile. Di Sant'Umile da Bisignano, del Beato Angelo d'Acri, erano in più di 10.000 tra fedeli, contando di famiglia completo, le suore, piccole operai provenienti da ogni angolo d'Italia e del mondo, sacerdoti, vescovi, diaconi, autorità civili e religiose, tra cui la madre superiore delle suore piccole operaie, Suor Alma Franco, l'istituto di Acri al completo e la reggente Suor Lina d'Acri, il prefetto di Cosenza Tomao, il sindaco di Acri Tenuta, l'ex di Cosenza Chiuto e tantissime associazioni. Impeccabile l'organizzazione diretta da Don Enzo Gabrieli. Tra i presenti Raffaele De Vincenti, in rappresentanza della prozia Suor Maria Teresa, cofondatrice con il Beato Greco della Congregazione delle Piccole Operai dei Sacri Cuori. La gioia tra le sorelle era molto viva e sentita, erano tutte emozionate per il grande evento. Saluti e abbracci tra le suore, che non si vedevano da molto tempo perché impegnate nelle varie sedi estere della congregazione, in Albania, Stati Uniti d'America, Argentina e India. Dove venite? Roma, Roma. Roma, dalla casa madre? Sì. Evviva, evviva il nostro Beato. Benvenute. 1, 2, 3, 4, 5. Dove venite? Ciao. Where are you from? Argentina. 1, 2. Che bello. Okay. Avventieri, ma siete stati qua in zona o a Roma? Roma? A Roma e oggi qua a Cosenza? Siamo arrivati proprio adesso. Bellissimo. Poi venite ad Acri? Sì. E allora ci vedremo ad Acri. Ci vediamo più presto. Sì, per voi! Oh, e viva il Beato! Grazie! Da dove venite? Da Acri! Un grande applauso ha accompagnato l'ingresso nello stadio della statua della Madonna del Pettoruto, a cui il Beato era molto legato. Dopo aver fatto il giro delle tribune, è stata posata di fianco all'altare della celebrazione. Alla fine della cerimonia, numerosi fedeli si sono recati al centro dell'altare per baciare la reliquia del Beato, benedette durante la Santa Messa. Thank you.
Ordine ed assistenza garantiti da circa 500 volontari, personale medico all'interno dello stadio, poliziotti e polizia municipale all'esterno, hanno vigilato affinché tutto filasse liscio. Una folla ordinata si è allontanata dallo stadio con commozione e il cuore pieno di gioia per la bellissima giornata storica appena trascorsa. Da dove venite? Da dove? Dall'Albania. Scutari. Scutari. Sì. Complimenti. Grazie. Viva il Beato. Grazie.